Derivazione greca, anche se poi modificati durante il Medioevo, si unisce la scala blues, dando vita ad uno stile straordinariamente libero ed individuale, eppure rispettoso delle regole principali della partitura. Cosa sono i modi della scala? Noi tutti conosciamo le scale maggiori e minori. Come si rapportavano i greci alle scale? Prendiamo quella che va dal Do al Do all'ottava superiore. Questa scala i greci la chiamavano modo ionico, gioioso, solare e radicato. Ora, se suoniamo la stessa scala partendo questa volta dal gradino successivo Re, troveremo il dorico minore, più introspettivo, e anche misterioso, che Platone riteneva virile o propriamente greco, perché rimanda alla regione dei dori. Se partiamo dal Mi, incontreremo il Frigio, che deriva dalla Frigia, regione dell'Anatolia, di carattere chiuso, ma sfrenato. Se partiamo dal Fa, incontreremo il Lidio, che deriva dalla Liga, aperto, capace di sorprenderci e farci sognare. Se partiamo dal Sol, incontreremo il Misolidio, attribuito all'isola di Lesbo, in mezzo tra la Grecia e la Turchia, di carattere sanguigno. Se partiamo invece da là, incontreremo l'Eolio, della regione degli Eoli, minore, malinconico, dimesso e triste. Per finire, partendo dal Sì, abbiamo il Locrio, che deriva dai Loc. Quello più strano, instabile, sospeso e indefinibile. Ogni modo ha i suoi intervalli che lo caratterizzano e ne determinano il carattere. Questo perché, pur suonando le stesse note, abbiamo cambiato lo spazio tra di loro, gli intervalli che le legano una all'altra. I greci lo sapevano bene, visto che prescrivevano nelle tragedie e in misura minore nelle commedie i modi più adatti alle circostanze. Ad esempio il dorico per i momenti solenni e il misolidio per le lamentazioni. I modi sono 7, più la scala blues. Ma anche i protagonisti di quest'opera, dal carattere fortemente teatrale, sono 7 più Socrate, il dissidente. Ognuno di loro vi racconterà il proprio punto di vista sull'amore ed in ognuno vedrete accadere delle azioni dettate dal vissuto dei personaggi durante un pranzo offerto da Agatone, che con il suo primo dramma teatrale vince il concorso tragico delle grandi Dionisie nel 416 a.C. Tutto questo sarà raccontato anno dopo nel prologo e sottolineato durante lo spazio della rappresentazione da Apollodoro, Glaucone ed un gruppo di amici. Platone, il responsabile di quest'opera, unisce tragedia e commedia, Apollineo e Dionisiaco, spiegando come un sapiente possa interagire con entrambi, ma solo chi è poeta nell'arte raggiunge la verità filosofica. Ed in questo gioco di 8 maschere,
Ognuno esprime il suo carattere, che ne determina una ricerca di quell'emozione che produce bellezza. Il moto propulsore, micro e macrocosmo, è l'amore. Dalle mille sfaccettature, è la vera arte, è quella del vero, che appunto assorbe sia il tragico che il comico, esprimendoli in modo adeguato. E noi l'abbiamo rappresentata in quella che è l'opera d'arte totale, che unisce ed include tutte le forme d'arte, mantenendo di ognuna di esse, tuttavia, il carattere unico, il teatro. Bring that huge beloved sound.
Come può essere ragionevole concedere un bene così tanto prezioso a chi ha
che nessuno, neppure se esperto, tenterebbe di rimuoverla. Gli innamorati stessi, infatti, ammettono di essere malati, piuttosto che sani di mente, e di sapere di essere fuori di senno, ma non di riuscire a dominarsi. Di conseguenza, una volta risaliti, come potrebbero dare un giudizio favorevole alle decisioni prese? Quando si trovano in tale stato, fiducia, amicizia, amore, oh, avete un bel guazzabuglio in testa. La libertà consiste nell'essere padroni della propria vita e fare un buon conto delle ricchezze. La bellezza sta per mescolare in giuste proporzioni infinite e l'infinito. Fino a che non vorrebbe l'amato tutto per sé, allora il finito e l'infinito vanno a farsi friggere. Il possesso è il concetto di ricchezza di cui ti parlavo. Riuscire a farne almeno pura bellezza. Ciò che dovrebbe guidare la vita degli uomini non sono la ricchezza, l'onore o il prestigio familiare, ma Eros, l'amore. Oh, eccomi finalmente, amore d'oro! Siediti pure con noi. Li conosci? Te li presento. Lisia. Apollodoro. Lisida. Apollodoro. Volevamo sapere qualcosa sui discorsi che fecero ad Agatone, Alcibiade, Socrate e tutti gli altri al banchetto. Discorsi d'amore, a quanto pare. Me ne accennò un tizio che ne aveva sentito parlare da Fenice, il figlio di Filippo. Lo conoscete? No. Vabbè, mi disse che eri al corrente anche tu. Raccontaci tutto tu, allora. Ma prima di tutto, tu c'eri o non c'eri a quella riunione? Si vede proprio che questo tizio ti ha male informato. Se credi che quella riunione di cui stai parlando sia avvenuta poco tempo fa, che io quindi vi abbia potuto partecipare. Credevo di sì. E come hai fatto a pensarlo, Glaucone? Non sai che da parecchi anni ormai Agatone non si è più visto qui e che d'altra parte non ne sono passati ancora tre da quando io me la faccio con Socrate per conoscere quello che dice e quello che fa? Prima di allora ti ronzolavo quella e mi pensavo di far chissà che cosa mentre non l'essere più miserabile che c'era sulla faccia della terra. Come te adesso, che credi ci siano altre cose da fare meglio della filosofia. C'è poco da prendere in giro. Dimmi piuttosto, quando è che c'è stata quella riunione? Sai, eravamo ancora ragazzi e fu quando Agatone vinse il premio per la sua prima tragedia. Precisamente il giorno dopo. Ma non era il passato del tempo? Ma te che te ne ha parlato? Proprio Socrate? Magari. Fu invece la stessa persona che ne parlò a Fenice. Un certo Aristodemo, un mingherlino sempre scalzo. Era presente alla riunione perché era un patito di Socrate, più di tutti a quel tempo. Ad ogni modo chiesi anche a Socrate di quanto mi riferì costui, che mi confermò quanto l'altro mi aveva raccontato. E allora raccontala anche a noi. Sì, va bene. Anche perché, quando si tratta di filosofia, sia che ne pensi o che ne senti parlare, provo sempre un immenso piacere a prescindere dal vantaggio che penso di ritrovarne. Quando invece sento certi discorsi, i vostri, specialmente discorsi di gente ricca, di persone d'affari, che barba, ma anche che pena, amici miei, che vi credete di far chissà che cosa e poi non fate il resto di nulla. Può essere che voi, da parte vostra, mi crediate un povero diavolo e supponete che in effetti io lo sia. Ma di voi io non lo suppongo soltanto, anzi, ne sono convinto. Sei sempre lo stesso, Apollo d'oro, sempre che dici male di tutti e di te stesso. Per te tutti gli altri sono soltanto disgraziati, tutti quanti, a cominciare da te. Perché vuoi vivere nel tranquillo? Questo proprio non riesco a capirlo. Sempre con quel discorso, non gli altri, verso gli altri e te stesso. Sono appunto che persone. Sì, e io non pretendo il fatto, è capitato. Presso a poco furono questi. Ma aspettate,
meglio che incominci dal principio, come me li ha riferiti Aristotele. Thank you.
Thank you.
Never know how much I care. When
Potreste essere una città o un esercito.
E che l'innamorato preferirebbe 100.000 volte morire che abbandonare una persona cara. Sono quelli che amo, sono queste scambi di altri. Alcesti, per esempio, la figlia di Leia, fu la sola a dare il posto del suo sposo. E questo gesto fu giudicato così bello, non solo dagli uomini, ma anche dagli dei. Che commosi del suo gesto e consentire il ritorno alla vita. Ad Orfeo, invece, gli mostrarono solo la falsa immagine della sua donna, per la quale era sceso dell'Ade, e la restituirono, considerandola un dolore, che era molto peggio di morire, per amore. Non così Achille, che onorarono invece, mandandolo nelle isole dei beati, perché preferisce del Patroclo, amico che amava. Gli dei mandano quella della mia missione a colui che mi chiama l'amore di chi lo ama. Colui che ama è cosa più divina di chi si lascia amare, perché il Dio lo possiede. Per questo gli dei mandarono maggiormente chi li accesti e dischiusero le loro isole dei beati. E per concludere, asterisco che è il più antico degli dei, il più degno di onore, che può più infondere agli uomini virtù e felicità, sia nella vita che nell'altra.
aggiungere in mare. A questo punto non credo che si possa aggiungere altro su Eros. Fedro ha già espresso in poche parole tutto il significato che questo dio era con sé. E poi è così bello, così frena, frena, mio cuore! Non ho ancora terminato di raccontare. Ne sentirai delle belle. Pausane, nobile ateniese, non era dello stesso avviso. Anche perché, innamorato di Agatone, voleva fare una bella figura con lui ed eliminare un probabile rivale. Alzò infatti il calice e iniziò il suo discorso presso a poco così. Fedro! Se Eros fosse uno solo, la cosa sarebbe potuta anche passare, ma... Non è uno soltanto. E quindi è giusto che io precisi quale Eros ci troviamo. Ed è questo errore che io cercherò di rimediare in primo luogo facendomi in modo da non errore. E poi consigliandoti quale Eros ci troviamo. Beh, tutti riconoscono che non si può consigliare Eros. Senza Afrodite. Due saranno anche gli Eros. La più antica, la figlia del cielo, che noi chiamiamo Celeste. L'altra, di Giosuè, figlia di Zeus e di Dione, che noi chiamiamo Pandemia. E consegue che l'Eros che convive con quest'ultima viene definito Pandemia. L'altro, Celeste. Ogni azione ha questo di caratteristica. E questo stesso non è mai bella. Quello che stiamo facendo adesso, bere, mangiare, discutere, in se stesso non è bello. Ma lo diventerà a modo con cui lo facciamo. È lo stesso quando si ama. Orbene, l'Eros Pandemia, l'Ineros, cioè volgare, è prediletto dai migliori, che non fanno differenza a giacersi con donne o giovincelli, di cui amano più il corpo che l'anima. Anzi, preferiscono gli sciocchi. Tutti pesi come sono dall'altro carnale. L'altro amore invece, quello che deriva da Afrodite Celeste, è più antico ed è immune ad ogni forma di divinità. Quelli che sono chiamati da questo amore non si legano ai giovani, se non quando quest'ultimo hanno già raggiunto una loro maturità intellettuale o vedono scoprire la prima volta. Io penso, infatti, che chi si lega ai giovani lo fa per poter convivere tutta la vita con loro. E non per ingannarli e approfittare della loro ingenuità. Anzi, ci vorrebbe una vera e propria legge che vietasse di avere relazioni amorose con i minorenni. Sappiate che i galantuomini si raccontano da sé questa legge. Ma per i don Giovanni da quattro soldi ci sarebbero qualcosa da fare. Infatti, se uno facesse quello che fanno gli amanti per i loro fanciulli, per ottenere del denaro o desiderando degli impieghi pubblici, ovvero suppliche, scongiuri, costui si vedrebbe ostacolato in questo suo modo di fare e verrebbe subito richiamato a potere. Se invece uno questo lo fa per amore e per finire, acquista addirittura peggio e la nostra legge glielo consente. L'amore diventa cosa sgradevole se ci si concede non essere sgradevole. E cosa onesta se lo si fa con bellezza. E amante è tutto indegno, è colui che ama più il corpo che l'anima, perché costui non è costante. E quando la bellezza del corpo esaurisce, addio promesse per le parole. Se invece uno ama la bellezza dell'anima, gli resta fedele per tutta la vita il corpo. E anche per questo è ritenuto gran brutta cosa lasciarsi sedurre in 4 e 4 8. Senza dar tempo al tempo che per tante cose non ha mai sospirato. In conclusione, affinché si voglia creare qualcosa di peggio, l'amore dei giovinetti e il desiderio di acquisire sapienza si devono fondere insieme. Perché quando l'amante e la persona amata si fondono insieme, se sono lì per una stessa condotta, ovvero quando l'amante è veramente capace di essere di virtù e l'altro veramente desideroso di educarsi. Questo è l'Eros che deriva da Afrodite Celeste. Celeste è gli stessi, degni di venerazione da parte dello Stato come dei singoli figli.
Invece, per quanto riguarda gli anti-Eros, derivano tutti da quelli del pandemico, volgare. Diciamo che questo è quello che ho improvvisato sull'Eros, così, su due piedi. Non desiderano e non appetiscono mai le stesse cose. In altre parole,
altro è ciò che desidera la parte sana, altro ciò che sente la parte malata. E come Pausania diceva bene prima, è doveroso favorire lo sviluppo della parte sana ed è male farlo per la parte malata, per la quale bisogna agire con intransigenza. Comunque la medicina è la scienza che studia le tendenze affettive di un organismo nel suo riempirsi e svuotarsi. E chi sa scegliere queste tendenze, le buone dalle cattive, allora sarà un bravo medico. Chi poi queste tendenze le sappia anche modificare, beh, allora sarà proprio un maestro eccellente. Sì, beh, in ogni caso le parti più incompatibili di un organismo sono appunto quelle opposte, quindi freddo e caldo, secco e umido, amaro e dolce e così via. Bisogna che queste parti si riconciliino e trovino una loro reciproca armonia. Quindi anche poi la ginnastica e l'agricoltura sono piene di questi due tipi di dance, ma d'altronde anche la musica. Infatti basta un minimo di riflessione per comprendere che essa si comporta alla stregua delle altre arti. Come anche Erasmo afferma, l'unità in sé discorde, con se stessa si accorda. Nasce da elementi prima discordi, quindi l'acuto è grave, il ritmo è veloce, e l'armonia è concordanza, e la concordanza è accordo. Ora, non ci può essere accordo tra elementi discordi fino a quando rimangono tali. È l'accordo, è dato proprio dalla musica, che produce reciproca armonia. Perciò bisogna tenere presenti questi due tipi di eros ovunque, perché ovunque sono contenuti entrambi. Anche le stagioni dell'anno sono colme dei loro susseguirsi di questi due tipi di eros. E quando gli elementi di cui parlavamo prima, quindi caldo e freddo, secco e umido, cadono sotto l'influenza dell'amore benigno che li armonizza e li compone sapientemente, ecco allora che le stagioni torneranno salute, pienezza, ad animali e piante. Quando invece ha sopravvento l'altro amore, con tutta la sua violenza, ecco allora pestilenza e malattia ovunque, per animali e per piante. La scienza, che attraverso il modo degli astri e il susseguirsi delle stagioni indaga questi fenomeni, viene chiamata astronomia universale, e dunque la forza di Eros, ma forza ancora maggiore quella che ci porta al bene e che ci fa vivere in gentilezza, in amicizia con noi e con chi è migliore di noi, ovvero con gli dei. Questo dunque è il mio discorso di Eros, caro Aristotele. Probabilmente mio malgrado avrà anche io lasciato qualcosa, e se così è conto un po' per di me. Se invece voglio dare più in qualche altro modo, va pure, perché il singhiozzo del passato. Quiet streets.
ed è il sinodo. Esatto, ma per il medico non esiste solo le altre degli uomini, ma anche degli corpi di tutti gli animali e delle mentali. Ma stai continuando? Sì, io invece concordo con Pausania sul fatto che ci vorrebbe una legge che vietasse di avere relazioni amorose con i minorenni. Ma poi Aristofane è passato il singhiozzo. Sapete bene che sono firmante. È per provocare, non dà ragione a come decise di dire. Veramente è passato. Ma solo con lo statuto. Tanto che mi stupisco come il corpo così ben fatto abbia bisogno di così tanti soletticamenti. Sta di fatto però che il singhiozzo è passato solamente con lo statuto. Sta un po' attento quel che dice Aristofane. Ti metti a fare dello spirito proprio ora che devi parlare. Così mi spinge a stare su chi va là, per ogni tua parola, caso ormai saltasse in mente di dirle grosse. E sì che potresti parlare tranquillamente. Hai ragione, Lissimaco. Fingi come se non avessi detto nulla. Però tu non stare su chi va là mentre parlo, perché io ho proprio paura. Ma non perché forse farò ridere. Il che potrebbe essere anche piacevole e coerente con la mia musa. Ma perché mi farò piuttosto debile. Sì, va bene, insomma, tu prima lasci il sasso e poi nascondi la mano. Sta un po' attento a quel che dici e parla come se dovessi dar conto delle tue parole. Io dal canto mio vedrò di lasciarti tranquillo. Per dire la verità, sì, io avrei in mente di fare un discorso un pochino diverso da quello tuo, Ipposania. Penso che di tutta questa grandezza di Eros, gli uomini non se ne siano accorti minimamente. Altrimenti avrebbero innalzato tempi, stati grandiosi, che avrebbero fatto sacrifici meravigliosi, e invece non ora di tutto questo. Mentre dovrebbe essere la prima cosa da fare. Nessuno come lui è amico degli uomini. Lui gli viene incontro e cerca di guarirli da quei problemi la cui cura è l'unica ragione di felicità per il genere umano. Per prima cosa, dovete venire a conoscenza di cosa sia la natura umana e quali siano state le sue origini. In principio, tre erano i sessi dell'uomo, non due come oggi, il maschio e la femmina, ma ce n'era un terzo, che aveva in sé i caratteri dell'uno e dell'altro, ma che oggi è scomparso e della quale è rimasto solamente l'uno. Androgeno, un essere a sé stante, che nel nome e nell'aspetto esteriore aveva dell'uno e dell'altro, ovvero del maschio e della femmina. La sua forma era arrotondata, torso e fianchi formavano un centro, aveva quattro braccia e quattro gambe, due teste completamente uguali attaccate in senso opposto, quattro orecchie, doppi gli organi genitali e da cui possiamo immaginarci il resto. Aveva una forza e una potenza prodigiosa, nonché un'arroganza senza limiti. Tanto gli si misero in testa di affrontare gli dèi e di scalare il cielo. E allora, Zeus e le altre divinità dovettero decidersi su da farsi. Non potevano estinguere la specie a suon di fulmini come per i giganti, ma non potevano nemmeno andare oltre a sopportare la loro tracotanza. Così Zeus offrì di pensare e vedere, ed esclamò: ho trovato un sistema perché gli uomini sopravvivano, ma allo stesso tempo diventeranno più deboli. Ecco che li taglierò! Così aumenteranno anche di numero e ci saranno pure più. Così Zeus inizia a dividere gli uomini in due parti e via via che tagliava, raccomandava ad Apollon di spostargli la testa dalla parte del taglio, in modo che l'uomo, vedendosi sempre la sua spaccatura, diventasse più mansueto. Fu così che gli uomini furono divisi. Ma ecco, in ciascuna metà desiderava che questo fosse all'altro. Si abbracciavano, restavano fortemente affini. E nel desiderio di tutti questi momenti, si lasciavano anche il fatto deciso. Allora Zeus, il genitivo, dovette ricorrere al nuovo esperienza. Sposto il loro senso di gravato. E così facendo le semanzie la protezione del maschio e della femmina. Perché se la procreazione fosse avvenuta tra maschi, dopo un po' sarebbe venuta sanzietà da questo convivio. E invece, così facendo, si sarebbe potuto ritornare a lavorare e prendersi cura della vita. Quindi,
è ormai nato negli uomini un reciproco amore che li riconduce agli origini e che li riporterà all'umana natura. Ma allora ciascuno di noi è come la metà di un unico contrassegno che va continuamente alla ricerca dell'altra natura. Io penso che nessuno chiamerà mai che sia soltanto l'attrazione fisica a tenerli così appassionati nel mondo. È chiaro che l'anima c'è qualcos'altro, che non sa definire, ma che vagamente intuisce. Diventare scelti due, una sola cosa, unirsi, confondersi con la creatura amata. Quindi, se vogliamo elevarlo di addio che può darci tutto questo, è ad Eros che dobbiamo inneggiare il quadro. Perché se noi li saremo devoti, lui ci farà ritrovare con la nostra anima gemella. Questo è il sinapo, il mio discorso in onore di Eros. Come vedi che cresca la tua. Ma adesso tu non starmelo a canzonare, perché dobbiamo ascoltare ancora gli altri. Anzi, gli ultimi due. Perché non sono rimasti che Gatone e Socrate. Thank you.
tutti gli eri in unità con un'altra, che non era una persona a caso, ma è la stessa persona a cui noi eravamo legati in origine. Questo vuol dire che esiste una persona predestinata e che non è possibile amare allo stesso modo più persone. Allo stesso modo no. Ognuno è unico, ma il buon Eros è generoso. Ci mostra molte sfumature. Che ne pensa il Simaco della tesi di Aristofane, la canzonò? Tutt'altro. Anzi, lo guardò, sorrise e disse... E va bene, sta contento. Anche perché il tuo discorso mi è proprio piaciuto. Anzi, se non fossi consapevole che Agatone e Socrate sono ferratissimi in fatto d'amore, avrei quasi paura che con tutto quello che si è detto rimanessero a fatto d'argomento. Ma nonostante questo, mi sento tranquillo. Già, perché hai già detto la tua, Simaco, e anche molto bene. Ma se ti trovassi al mio posto, anzi, no, nella posizione in cui sarò quando Agatone avrà fatto il suo bel discorso, capirei la tua paura. Guarda. No, tu non mi incanti, Socrate. Tu puoi proprio confondermi facendomi credere che tutte queste persone sono qui ad aspettarsi chissà che cosa dal mio discorso. Vabbè, allora io sarei un ingenuo, Agatone, non sprecorato. Se credessi che hai paura di noi che siamo qui in poco. Ho visto il tuo coraggio. Quando sei salito sul podio con tutti gli altri attori e hai abbracciato il teatro pieno a secco con un solo sguardo. Ma che c'entra questo, Socrate? Non mi crederei mica tanto infatuato da una rappresentazione teatrale, tanto da non capire che fanno paura pochi intelligenti e che una bolla si sciocca. So benissimo che trovassi tra persone che ritieni sapienti, ti preoccuperesti, ti vergogneresti. Beh, noi però non siamo tali, e c'eravamo anche noi l'altro giorno, nient'altro che folla tra la folla. E so anche che se ti trovassi tra persone realmente sapienti, ti vergogneresti se ti accorgessi per caso di fare una brutta figura a te. Beh, certo che mi vergognerei, e tu non ti vergogneresti, Socrate, a fare una figura davanti alla folla? A mio avviso conta come vengono compiute le azioni. La vergogna, all'esibirsi per pochi o per molti, dipende dal messaggio che si vuole trasmettere. Non c'è vergogna nel messaggio di onesto e virtuoso. Mio caro Agatone, se stai lì a rispondere, te ne sai tutto quello che stavo dicendo. Con questo non è che io non ascolti mai più niente di discorsi. Ora mi sta per fare l'elogio di Eris e ascoltate a ciascuno di voi il rispettivo discorso. Pagate a Dio il vostro debito e poi discuteremo come vi pare. Hai proprio ragione, Corpedro. E lui la ci dice in cui con Socrate avremo altre occasioni per discutere. Ecco, a me pare che tutti quelli che abbiano parlato di noi non abbiano celebrato il Dio, ma soltanto posto qualche accento su quanto gli uomini siano felici per quei doni di cui quel Dio è la causa. Per me dovremmo prima celebrare Eros per quel che gli è, poi per quello che c'era. Ecco, Eros, tra tutti gli altissimi dei, è il più bello e il più buono. Il più bello soprattutto perché è giovane, caro Pedro. Egli stesso ce ne dava prova sfuggendo alla vecchiaia, che come ben sappiamo è veloce. E cade più fresco di quel che dovrebbe. Poi condivido molte cose con Perfetto. Non condivido il fatto che Eros sia più antico di Crono e Giapeto. Ma Eros non è soltanto giovane, è anche gentile. Ma ad Eros manca un poeta. Sì, un poeta come me, che mi ispiri la delicata bellezza. E lui è anche delicato. Infatti non cammina per terra, nemmeno sulle teste degli uomini. Ma gli passa per le città nelle cose e alberga negli anni di tutti gli uomini e dei. E anche come potrebbe mai entrare nelle anime degli uomini e così uscire se fosse rigido? La legge Adria è la prova delle fattezze festuose e armoniose che è questo possiede. Adesso potrei parlarvi anche delle sue virtù. Da come ci pare correttamente, Eros non fa torto a nessuno. E proprio per questo non mi ricerca.
Egli infatti non è toccato alla violenza e nemmeno dalla prepotenza. Perché ognuno sa vero se spontaneamente in ogni cosa. E quando ci accorgo tutte quello là, vuol dire che è giusto. Ma Eros non possiede soltanto giustizia. Possiede anche temperanza. Ecco, la temperanza è la capacità di poter dominare su tutti i piaceri e le passioni. Ma pensa, se l'amore è il piacere più grande, vuol dire che gli altri sfioriscono davanti a lui, e proprio per questo egli trionfa e domina su tutti i piaceri e le passioni. Quanto riguarda la sua forza, beh, Eros, ad Eros neanche Ares sono state pronte. Sì, perché non è Ares che possiede Eros, ma Eros che possiede Ares. Ed è molto più potente che possiede in chi viene posseduto. Per parlare invece della sua saggezza, per fare onore alla nostra arte, potrei dire che Eros è un poeta così tanto sapiente che rende sapiente anche i suoi discepoli. Tiro con l'arco, la sapienza della medicina, l'arte profetica. Apollo le scoprì tutte sotto il desiderio dell'impulso di amore, tanto che lì divenne inconsapevolmente un proprio discepolo. Così come le muse per le proprie arti, e Efesto per l'arte di forgiare i dettagli, Atena per l'arte di tessere, ed infine Zeus per l'arte di comandare tutti gli uomini e bene. Finita di pensare che Eros, bellissimo e buonissimo com'è, arrecca agli uomini bellezza e portata. Quasi, quasi mi viene da riempirsi perché fa. Bacia gli uomini retta, calma e mai tregua, nel dolore, il sonno. Quindi ci libera dal timore di essere strani in noi stessi. C'è un senso di calma e purità. Fare a riunioni come queste, a feste, a danze, a sacrifici che diventa anche un po' l'altrice. Egli è l'arco un po' ricco di benevolenza, odia la malvagità. Egli è guida perfetta e meravigliosa che ognuno dovrebbe celebrare con ogni degni di lui, con il quale egli ammala il cuore di tutti gli uomini e te. Confermati un pezzo nel sapere quando.
Pensare a un uomo che già forte desidera di essere tale.
ancora... Io sono forte, voglio essere forte. Beh, mo io con il discorso del genere potrebbe risponderti come puoi considerare tutte queste qualità, quindi forza, grandezza, salute, ricchezza, che già possiede. Non vuol forse questo significare desiderare qualcosa che non si possiede, quindi desiderare tutto ciò anche per l'avvenire. Non dovrebbe fare d'accordo? Beh, allora Giappone rispondi. Perché nel tuo discorso hai affermato che Ersted è qualcosa e che le questioni tra gli dei si aggiustarono grazie all'amore per il verbo, mentre per il brutto non vi è amore, giusto? Ah, perché secondo il mutuo è impossibile. Esatto. Non abbiamo appena detto che Eros è amore di ciò di cui sei figlio. Primo proprio Socrate, di non aver più capito ciò che io abbia detto. Questo vuol dire che Eros è simbolo di bellezza. E se tutto ciò che è bello e di conseguenza anche buono, Eros sarà pieno di bontà. Non riesco a contraddirti. Dunque sia come dici tu. Allora, non puoi contraddire tutto ciò che ho detto perché è la verità. Socrate invece sì, e non è affatto di. Però tranquillo, ora ti lascio la risposta. Vi racconterò piuttosto per quello che sull'era si mi disse una donna di una famiglia. Studiosa si chiamava, era molto dotta sull'argomento e sull'infinità di altre questioni. Fu proprio lei a dirmi a proposito dell'era. Cercherò adesso di rivedervi a conoscere quello che la ministra disse, perché sapete anch'io, all'inizio affermavo esattamente ciò che ha affermato Agatone nel suo discorso. Ella subito comincia a contraddirmi dicendo che Eros non è né bello né buono. Ma allora amore è tutto il malvagio. Quindi forse che ciò che non è bello debba essere per forza brutto. Ma certo, io sì. E credi anche di chi non è sapiente sia ignorante. Ma non ti accorgi che c'è sempre la via di mezzo. C'è sempre una via di mezzo. Quale? Avere un'opinione giusta, senza saperne dare una spiegazione, non è sapere. Non è sapere. Come infatti potrebbe, se non se ne sa dare una spiegazione? Ma non è nemmeno ignoranza. Nemmeno ignoranza. Come infatti potrebbe, sapere. È vero quello che dici. Quindi tu insistere a credere che ciò che non è bello ti pare necessariamente subito. Brutto. Malvagio. Così a proposito di Eros, visto che non è né buono e non pensare che sia bello e sia bello il buono. Malvagio è brutto. Qualcosa che sia. Eppure siamo tutti d'accordo che Eros è un dio potente. Come fai a dire questo? Semplice, rispondi. Non affermi anche tu che tutti gli dei sono beati e belli? Avresti il coraggio, coraggio di dire che qualcuno di loro non è bello. No, ma non è convenuto che amore desidera il desiderio non vuole proprio perché è qui. Sì. E ti dunque che anche tu affermi che Eros non è un problema. Ma allora amore supremo, portale. Ma niente affatto. Qualcosa di mezzo tra immortale e immortale. Mortale e immortale. Demone possente che come tutti i demoni sta tra il divino e l'umano. Il suo potere qual è? Quello di interpretare e creare gli idee e preghiere e sacrifici di uomo. Dio non scende a contatto con gli uomini. Dio non scende a contatto con gli uomini. Un'altra residenza che gli fa a contatto con gli uomini. Chi è sapiente, ispirato, invece si intende d'altro il protettore. Morti speciosi, di ogni specie, l'amore è bello. Allora la filosofia? Nessun Dio si occupa di filosofia. Filosofia. Mi ambisce di diventare sapiente. Che già lo è. Né chi è sapiente la dice che si occupa di filosofia, nemmeno ignorante si occupa di filosofia, neanche solo la diventa sapiente. Allora è chiaro che questo sono che non sono né sapiente né ignorante. Ma è chiaro, sono quelli che stanno in una posizione intermedia. La sapienza è infatti una delle cose più belle,
davvero santo per le cose. Quindi necessariamente anche un filosofo. Come tale, sta tra la sapienza e l'ignoranza. E la sua origine è un po' la causa di tutto questo. Suo padre è sapiente e pieno di esseri, ma sua madre invece non lo è affatto. Ignorante. Ignorante. Date tutto Eros, così è nato per la bene. Non se qualcuno vuole ti domandasse. Chiama le cose belle. Va bene. Mamma, che cosa? Che diventino tue. Immaginiamo allora che qualcuno mettesse il bene in buono posto il bene in chiesa. Via, sotto. Chiama il bene Anna, ma che cosa? Che diventi tuo. E cosa viene bene per essere bene? Sarà felice. Esatto. Eros è possesso bene del bene. L'amore per natura tende all'immortalità. Ed è soltanto contemplando la bellezza che lo rende. Queste cose mi disse di affumarlo contro dell'erba e io ne rimasi per il suo altro. Quindi certo ci per squadre anche gli altri. Dobbiamo onorare Eros, come io stesso fatto, esercitandovi nelle sue discipline. Quindi sotto anche voi lo fate. Ora, Pedro, giudica pure questo discorso come un elogio. Ma come si fare? Thank you.
Sì, resti anch'io senza fiato e senza parole. Come immagino accadde a tutti loro nell'ascoltare il racconto di Socrate. Ma non avevano neppure fatto in tempo a commentare che... Ragazzi, andate a dire. Sergio, amici! Lo volete tutto per noi? C'è anche un tentamento ubriaco? Ora mettiamo questa corona in testa da cartone, che è il motivo per cui siamo venuti e non ce la pigliamo. Scusate, ieri non mi è stato proprio possibile venire. E così eccomi qua oggi con questi... con questi nati in testa. Non passatevi senza offesa per nessuno. E il più bello e più sapiente di tutti. Ma allora? Fate entrare? Ah, avanti, mi vogliamo lanciare! Benissimo. Poi ti calzai e metti il terzo tra le mura. Beh, ma chi è questo terzo? È proprio Socrate. Ma tu lo sai che questo si è piazzato vicino a me per il terzo che ha chiesto quando me lo aspetto, come il mio solito. E poi, tanto fatto che casualmente si è piazzato vicino al più bello.
Però se poi si lascia guardare dentro, io non so se avete visto le felicità. Io però l'ho visto una volta. Mi sono sembrato subito così divine, così prezioso, tanto che mi sentii pronto a fare tutto ciò che avessi voluto. Così pensai fosse un'occasione, una bella fortuna, se ovviamente, in cambio dei miei favori, avessi potuto imparare tutto ciò che lì sapeva. Un giorno andai a lui e dissi: sai cosa ho pensato? Credo che tu sia l'unico amante degno di me. Non so anche cosa ti ha dichiarato, ma penso che sia da sciocchi nel sentire competente. Se tu avessi bisogno di sostanze, di amici, non penso che ci sia qualcosa che ti abbia a cuore per diventare il migliore possibile. E penso che tu sia la persona migliore per me. Voi siete lì ad ascoltare ogni risposta. Un caro Alcibiade, se è vero quello che dici, se sei realmente un potere che ti possa rendere migliore, allora se è così, vuol dire che visti un'irresistibile bellezza di gran lunga superiore alla tua, cerchi di metterci le mani addosso, trattare bellezza con bellezza. Vuoi pigliarti una bellezza vera in cambio della tua, che è apparente. Per quanto mi riguarda non ti inganni, in quanto io non valgo per niente. Il fatto è che l'occhio della mente si vede chiaro solo quando quello del corpo si affievolisce. E per te ce ne vuole il tempo. Immaginate come ci rimasti. Da una parte di essere stato disprezzato e dall'altra la mia ammirazione per le sue qualità, la sua forza d'animo, la sua sapienza. Certo, queste qualità le potete provare in qualcun altro. Ma è questo il fatto meraviglioso, amici. Egli non è paragonabile a nessuno per il discorso, per il suo modo di essere. Forse sono i sireni o i satiri, ma un uomo di certo no. Anzi, i suoi discorsi potrebbero essere più sireni. All'inizio, se chiusi, potranno sembrare addirittura ridicoli. Ma poi, se li apri e ci servi dentro, capirai che sono gli unici ad avere un loro senso profondo. Capirai che sono pieni di ogni virtù possibile e immaginabile, volte al sublime, anzi, a ciò che ogni uomo deve sapere per essere un galantuomo. Questo, amici, è ciò che ho da dire all'odio a Socrate. Quanto al biasimo, che l'ho mescolato con le cose che mi ha fatto e che non ha rivolto solo a me. Agatone, questo lo dico anche a te. In questo modo puoi diventare esperti delle nostre avventure e non impargnarci nulla per spese, come dice il proverbio. Thank you.
ragione, caro Sofocle. Secondo me, se andassi in mezzo a noi per chiederci. Ma tranquillo che sono di nuovo subito da te. Bravo, bravo, mettiti di qui al mio fianco. Alla fine Sofocle riesce sempre a girarsi dalla sua parte. Secondo me lì fino a fianco. E poi, contravvenendo le regole stabilite, si ubriacarono addormentandosi chi per terra, chi con la testa appoggiata sui tavoli, chi sull'amico di fianco. Tutti tranne Pausani e Socrate, che si gustarono l'ultima canzone. Thank you.
così il simposio giunge al termine, ma non può terminare senza l'intervento del nostro assessore alla cultura. Prego, si accomodi. Carlo Di Leonardo, regista, attore. Non essendo previsto l'intervento con poi in affanno, però adesso recupero. Bravi, grazie. A posto. Bravi, siamo stati felici di avervi inserito in questa rassegna Vento d'estate, stasera è più umidità d'estate, però insomma siamo coscienti del fatto che gli spazi della città devono essere aperti a questi momenti di formazione e di condivisione, soprattutto di emozione, di stress, di fatica, perché ce n'è tanta. E so benissimo che Giuliana, Vito e Tiziana danno l'anima per questo gruppo. Io incontro le loro energie anche in via indiretta tramite i genitori che incontro e gli stessi ragazzi. Quindi siate orgogliosi di quello che avete fatto, la città accoglierà sempre questo tipo di iniziative e soprattutto grazie a voi, grazie a te Giuliano, noi ci conosciamo da un po', abbiamo condiviso in vari luoghi e in vari momenti idee, riflessioni, considerazioni su tutto quello che una città deve dare alle nuove generazioni. L'amministrazione vi è vicino, porto i saluti del sindaco che avete visto oggi era qui, stasera era impegnato, quindi non ha potuto partecipare, ma insomma condivide con noi questa gioia e questa emozione che stasera i ragazzi hanno trasferito. Grazie. Sono certo che gli insegnanti non possono fare altro che ringraziare voi, perché poi il nostro sforzo, sia a livello diciamo politico, ma consentitemi anche l'altra parte, quella artistica, la viviamo da dietro, poi però su queste tavole siete voi con le vostre emozioni, il vostro talento, il vostro sudore, il vostro sangue, la vostra fatica a metterlo in scena. Quindi non preoccupatevi di momenti di panico sul palco, fanno parte del gioco, sono quelli che fanno vivere l'attimo teatrale che nessun'altra arte può dare. Quindi vi abbraccio forte tutti e grazie a voi davvero. Grazie. E grazie al pubblico. Ma un'ultima cosa, voi non lo sapete, ma c'è una fanciullina oggi che compie 21 anni! Ho 12 portati male. Happy birthday, dear Shogun. Happy birthday to you. E adesso smontiamo. Buonasera a tutti, tranne coloro che devono aiutarci a smontare. Tutti, ciao! Viva!